L'Associazione Socioculturale Nord-Sud di Modena ha festeggiato il suo 11° compleanno di attività sociale giovedì 20 giugno 2019 presso il giardino estivo del ristorante Gran Morana in Contrada di Modena, tutto esaurito e imbandierato a festa con il tricolore italiano. Quest'anno, per la lieta e importante ricorrenza, è intervenuta anche l'emittente TRC Modena con il suo vice direttore Francesco Galli, uno degli ospiti d'onore della serata, che per l'occasione ha realizzato un servizio TV mandato in onda il giorno successivo nel suo TG. Questo è un traguardo molto importante. Un ringraziamento speciale va soprattutto a voi, perché se questo è possibile è anche grazie alla vostra presenza e il vostro aiuto. Ma non è per noi solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per poter elaborare prossimamente nuovi progetti e nuove idee, per poter poi anche presentare il nostro messaggio culturale ad una platea più ampia. Grazie Antonio, grazie Rossella per l'invito. Chi mi conosce sa che non sono persona che accetta spesso di apparire in pubblico, perché il lavoro in televisione mi prende molto quotidianamente, da mattina a sera, e quindi quei pochi minuti liberi che ho cerco di dedicarli ai miei figli. Questa sera ho fatto un'eccezione per Antonio, perché ci conosciamo da tanti anni e devo dire che ha segnato un po' la mia vita professionale, giornalistica, perché abbiamo condiviso da una parte l'inizio della carriera quando seguivi i lavori del Consiglio Comunale a Modena nei primi anni 2000, e lui invece era una presenza fissa e costante, un punto di riferimento dell'assise modenese. Quindi ci siamo conosciuti in quegli anni, poi la sua esperienza politica è andata lentamente scemando come la mia, quindi insomma abbiamo avuto un cammino parallelo e ci siamo ritrovati però in queste serate con l'associazione Nord Sud, che è un bellissimo progetto sociale per una città viva che fa del volontariato una delle sue risorse più importanti. Devo dire che è un'associazione che merita di essere ricordata, lo ha fatto anche l'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano nel 2013, quindi l'hanno fatto persone decisamente più importanti di me, ma mi piace sottolineare alcuni aspetti di questa associazione, che è nata con uno spirito anticipatorio rispetto ai tempi. Antonio, finita l'esperienza politica, ha scelto di dare vita a un'associazione che fosse un luogo d'incontro tra le persone con una finalità profonda: stare insieme, vedersi, condividere esperienze e incontrare persone diverse. Guardate che questo oggi, allora era il 2008, quindi nei tempi, oggi è ancora più importante, perché viviamo in una società che è stata segnata dall'avvento dei social e dell'informatica. Tendiamo a essere chiusi in noi stessi, pensare che da dietro una tastiera si possono lanciare messaggi anche spesso negativi nei confronti degli altri, senza avere la voglia di incontrarsi e di confrontarsi. Ecco, questo credo sia uno degli aspetti fondamentali da sottolineare della vostra attività. Fate in modo che le persone si possano incontrare, possano stare insieme, possano condividere delle opinioni, delle serate, conoscere delle persone, ascoltare delle esperienze. Questo è un valore oggi fondamentale e mi piaceva sottolinearlo questa sera in occasione di una bella festa di compleanno. L'altro passaggio importante da ricordare è la solidarietà che l'associazione Nord-Sud da qualche anno fa in maniera attiva grazie alle sue iniziative. Sono state comprate delle lavagne interattive, penso, per le scuole ferite dal sisma di Amatrice. C'è stata una condivisione a un grande progetto di solidarietà che è stata la realizzazione della sala ibrida
all'ospedale di Baggiovara. Ci sono state altre iniziative, una borsa di studio per un'allieva della scuola alberghiera di Serra Mazzoni, contributi erogati all'ANTA, all'AIL, insomma c'è un'attività profonda che però nasce da quello che è l'elemento che ho sottolineato in apertura e che secondo me è fondamentale, cioè la volontà di creare un'opportunità di incontro tra le persone. Questa è l'attività più preziosa che come associazione Nord-Sud fate e che questa sera mi piaceva sottolineare. Grazie a tutti per essere presenti, grazie soprattutto ad Antonio e Rossella per l'invito, buona serata a tutti e soprattutto buon compleanno. Il colore, filo conduttore della serata glamour di ieri sera, chiudiamo questa edizione, una serata tra politica, cultura e spettacolo per l'undicesimo compleanno dell'associazione Nord-Sud, c'eravamo anche noi. L'Italia nel cuore, da nord a sud, unita e che si unisce per celebrare i propri tanti talenti. È il progetto perseguito sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, dall'associazione Nord-Sud, che ieri sera al Gran Morano in Contrada ha festeggiato il suo undicesimo compleanno. Anfitrione e gran cerimoniera Antonio Maienza, che insieme alla figlia Rossella ha accolto tanti ospiti intervenuti presentandoli a soci e sostenitori. Tra loro il tatuatore da record alle Tattoo, che ha annunciato la prossima realizzazione a limiti di Soliera del più grande museo al mondo dedicato ai tatuaggi, nato da un'idea condivisa con Barack Obama, la scrittrice Raffaella Iannacone, che ha presentato il suo bestseller Un minuto basta, in cui fornisce consigli pratici su come fare a vivere trovando il modo per realizzare i propri sogni, e il consigliere regionale Luca Sabattini, che ha sottolineato come l'autonomia chiesta dall'Emilia Romagna non debba mettere in discussione l'unità nazionale, e al compleanno dell'associazione Nord-Sud non poteva essere che così. Tra i momenti più belli, la consegna alla Comuna della targa premio alla trattoria da Hermes, un locale che è già parte di moda della sua storia. Una serata ricca anche di musica e bellezza, con il Fashion Summer Beach, il live del duo italiano e le performance del DJ Luca Zanarini, che ha proposto il remix di Immagini di Vasco Rossi. Tanta solidarietà, ed è questa la connotazione speciale, oltre ai due pilastri della nostra associazione, che sono una cultura a 360 gradi e la condivisione del sentimento nazionale, ossia l'unità nazionale al di sopra di ogni cosa. Un compleanno all'insegna della solidarietà per aiutare l'associazione Antonio Parenti, un piccolo grande uomo che aiuta la comunità frignanese di Capitan Pastene in Cile. Mi ricordo che mi raccontava mio padre negli anni, diciamo i primi anni 2000, che andavano là e per raggiungerlo c'erano delle strade assurde e per raggiungere ci volevano almeno 2 giorni. Adesso diciamo le distanze sono passate, le strade sono state fatte, Capitan Pastene sta rinascendo, e io negli anni che ci sono andato prima con mio padre e da 2 anni a questa parte l'ho visto cambiato e sta crescendo a livello anche turistico. Tanta bella gente ha partecipato a questa gradevole e bellissima festa di compleanno dell'Associazione Socioculturale Nord Sud di Modena, dove si è potuto notare anche una certa eleganza. Come di consueto, anche quest'anno si è tenuto durante la cena un momento di svago, una Summer Fashion Beach, dove stupende modelle hanno riproposto le ultime tendenze della moda estate 2019. I'm the bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.
La serata si è conclusa con il magico e irresistibile taglio della torta, un vero capolavoro della pasticceria Pamela di Modena, con al centro lo stemma dell'associazione e della ghirlandina, monumento simbolo per eccellenza della città. E non voglio vivere tutte le vite, vedere ogni posto nel mondo, vincere tutte le volte, essere sempre forte. L'associazione socioculturale Nord Sud ha tra le altre finalità la diffusione di una cultura 360 gradi, senza confini. L'associazione inoltre è impegnata particolarmente a diffondere e consolidare il senso di appartenenza e condivisione dell'identità nazionale. In quel barretto semivuoto. Per il futuro non mancheranno altri progetti che sono già in fase di realizzazione.